possiamo assolutamente affermare, questo ce lo dice la scienza, che la fermentazione rende i cibi più nutrienti. Sono molti gli alimenti fermentati che utilizziamo già in cucina, per esempio i formaggi, ma anche il vino è un alimento fermentato, come lo è il miso o i crauti. Non tutti ancora li apprezzano, li amano. In alcuni casi il sapore è acidulo. Durante processi fermentativi i microrganismi sono in grado di produrre infatti acido lattico, acido acetico, acido propionico e alcol. I nostri antenati utilizzavano la fermentazione per conservare i cibi. Spesso capitava di poterne avere grandi provviste, per esempio pensiamo alla raccolta di alcuni tipi di verdure, per esempio le melanzane, le zucchine, i peperoni. Questi alimenti poi dovevano essere in qualche modo conservati. Ovviamente non si disponeva ancora di frigoriferi, di congelatori, e quindi la fermentazione diventava un metodo di conservazione. Oggi invece sappiamo che la fermentazione aggiunge nutrienti agli alimenti, ma non solo, è in grado anche di ridurre la presenza di tossine, perché i microrganismi sono in grado di degradare le proteine che costituiscono queste tossine. La fermentazione inoltre rende gli alimenti ancora più digeribili, per esempio come nel caso del latte. Molti non sono in grado di tollerare il lattosio, gli microrganismi riescono a renderlo quindi digeribile attraverso la trasformazione in acido lattico. Allo stesso modo nei prodotti dove c'è un'attività microbica, il glutine viene degradato risultando più digeribile. La fermentazione produce anche nuovi nutrienti, come per esempio il complesso delle vitamine B, e nello specifico la vitamina B12, che sarebbe altrimenti assente nei vegetali. Abbiamo sempre associato il consumo di fermenti lattici a un sistema immunitario più forte. Nel caso dei lattobacilli, questi sono in grado di produrre degli omega 3, che sono proprio i precursori del sistema immunitario e anche delle membrane cellulari. Possiamo essere più forti e più resistenti grazie al consumo di questi microrganismi. È preferibile consumare fermenti lattici vivi, perché in questo modo sono in grado di svolgere il loro ruolo, il loro lavoro a livello intestinale, favorendo quindi sia la sintesi di questi nuovi nutrienti, per esempio, ma anche creando un vero e proprio ecosistema insieme agli altri microrganismi autoctoni, cioè quelli che vivono solitamente nel nostro intestino, creando un equilibrio tra i vari microrganismi. Pensate, vivono nel nostro intestino circa 1 miliardo di microrganismi, da circa 5.000-10.000 specie differenti di microrganismi, quindi è un vero e proprio ecosistema che ha bisogno di raggiungere un equilibrio per poterci assicurare sia questo apporto di nutrienti, ma anche questo equilibrio ecologico tra i vari microrganismi. Nel caso di alcune verdure, addirittura la fermentazione produce degli isotiocianati ai quali si è attribuito un ruolo di prevenzione per alcuni tipi di cancro. I cibi fermentati interagiscono con questo complesso ecosistema di microrganismi che vive all'interno del nostro intestino, favorendo la salute dell'apparato digerente. È possibile far crescere questo microbiota attraverso la dieta. Il consiglio che mi sento di darvi è quello di acquistare dei prodotti con dei fermenti lattici vivi. In questo caso poniamo attenzione alla dicitura che da trovare sopra l'etichetta, che è quella di contengono fermenti lattici vivi. Se questi prodotti sono pastorizzati, vedi per esempio il caso di alcuni formaggi o di alcune conserve, non potremo trovare questi fermenti lattici ancora vivi e non potranno quindi esplicare le loro azioni benefiche sul nostro corpo. Ogni volta che invito qualcuno a cena, non mi preoccupo solo dei commensali amici che arriveranno a casa, mi preoccupo anche dei nostri micro commensali che vivono nel nostro intestino. I cibi fermentati sono la grande scoperta di questo secolo. La cucina non può assolutamente farne a meno, non possiamo farne a meno noi, e l'invito è quello di iniziare ad utilizzare questi cibi fermentati, protagonisti di alcuni tipi di cucina, come per esempio quella coreana, ma non solo, che possono aggiungere preziosi nutrienti alla nostra cucina.